Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati sul mio canale. Allora, voglio io fare questo piccolo pensiero. La YouTube, per conto mio, poi gli altri parleranno per loro. Cioè, nel mio caso ho caricato, voglio dire, io ho 30 iscritti, non ne ho miliardi. Ho caricato un video di Dead Rising per PC, però mi è stato praticamente cancellato per via dei copyright. Va bene. Il copyright che cos'era? Una musica sottofondo. Va bene. Però il problema è che loro non riescono a capire che grazie a noi, più che grazie a me, perché io pochi iscritti grazie ai grandi youtuber italiani, non le case produttrici di giochi e quant'altro, fanno i soldi. Nel senso, noi facciamo vedere il gioco com'è, come non è, perché penso che chiunque, prima di comprare un qualcosa, vuole vedere com'è, vuole constatare o guardare con i suoi stessi occhi il prodotto che sta comprando. Vedere che ti rimuovono un video per uno stralcio, perché è proprio uno stralcio di musichetta che c'era sotto Dead Rising, e voglio dire, ho passato 3 ore di registrazione, 3 ore, infatti, tagliando più volte le scene con le scene con la musica e tutto il resto. 3 ore di registrazione, quasi 4 di, per metterlo a posto, perché non sono bravissimo, nel senso, non ho mai usato Vegas, ci sto provando da poco tempo. E questo mi dà molto fastidio, perché comunque secondo me loro dovrebbero ringraziare tutti quelli che lo fanno già da prima di me questa cosa, perché loro hanno le visualizzazioni, loro ci guadagnano anche sopra, perché comunque, come ripeto, ci guadagnano, perché altrimenti non darebbero neanche la possibilità di caricare un video sul canale. E ti vedi tolto un video per uno stralcio di musica così, sinceramente una badilata di denti gliela darei volentieri. Tralasciando questo, spero che mi hanno già segnalato anche Tomb Raider, sempre per uno stralcio di neanche un minuto, neanche un minuto. Adesso gliel'ho contestato, perché comunque secondo me non ci sta né in cielo né in terra una cosa del genere. Comunque, dopo questo mio pensiero, YouTube sta diventando veramente una merda. Come lo dico io, l'hanno detto in tanti. Per me, figuriamoci per me che sono piccolo, nel senso di 30 iscritti. Pensa a quelli che hanno 400, 400.000, 300.000 se li chiudono il canale per una stronzata del genere. Mi sembra un po' assurdo. Comunque, dopo questo vi lascio il video. Se voi anche voi volete dirmi la vostra, lasciatemi un commento qua sotto e magari ne riprenderemo in un altro video questo argomento. Ciao! Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati. Allora, oggi continuiamo, perfetto, l'italiano va di moda. Continuiamo con la prima, seconda, terza, quinta parte di Tomb Raider. Via! Sì, era questo. Attenzione, caricando il salvataggio dell'ultimo campamento i tuoi progressi. Allora era questo, sì, perfetto. Non fare scherzi. Adesso, mentre giochiamo, vi spiego due cosette. Vi spiego. Allora, ce la fai, ce la facevi, ce la facessi, ce la facimmo. Dai, non c'ho tutto il tempo, su, gioia!
Allora, piccozza da scalata, Sì, andiamo a proverei a usare la 3. piccozza su quelle rocce laggiù. Perfetto, se vi ricordate avevamo finito qua con Johnny Mandarino. Allora, abbassiamo un po' il volume perché è troppo alto. No, vi dicevo che pistola, intanto. No, che mi ha dato fastidio il fatto che mi hanno tolto il video di Dead Rising. Posso arrampicarmi? Va bene. Ci sta il fatto del copyright, tutto quello che volete, però è una cosa che a me veramente mi fa andare di male. Comunque ci ho lavorato parecchio, mamma, parecchio. Te lo vedi praticamente chiuso per una stronzata del genere. Vabbè, fate pure come vi pare. Vabbè, basta tartarsi, tartarà, via. Farò video da un quarto d'ora, ragazzi, così ve ne porto di più perché... Oddio, cosa fa questa qua? Riattaccati, vai, vai. Così vi porto un po' più di video al giorno. Sì, tomba segreta, ma non c'era mica già andato qua. C'è qualcosa che devo fare qui dentro? C'è qualcosa che devo fare? Dai, ecco, mi dà fastidio che in questo gioco non si può correre. Ma che cazzo, eh? Dai, allora dobbiamo... Dobbiamo salire sicuramente qua con la piccozza. Dai la ruccia, su. Questo episodio te la passi male. Allora, là c'è qualcosa da bruciare. Ah, ok, io quindi mi devo lanciare e vai di piccozza. Ehi, trovato qualcosa? No, niente. Chi? No, qui non c'è nessuno. Non sono arrivati fin quassù. Allora risaliamo al bunker. Aspettiamo che passi la tempesta. Datemi una mano. Oh merda. Pensavo che non stavi morendo, mi stava già venendo lo spasmo. Grazie, mi riprendo la mia freccia. Grazie. Ehi tu gallina! Uno di 15 tesori GPS trovato. Chi li avrà lasciati? Allora, qua sopra c'è qualcosa, ragazzi. Andiamo a vedere. Ma io voglio, vediamo se c'è un fottirello qua, qualcosa. C'è un pokerello qua. No. Dobbiamo andare come dire. Bomba. Sì, là. Madonna. Qua.
Sì, non voglio leggere. Perfetto. Però ci siamo a posto. Il cadavere, ok. Niente, volevo provare una cosa, invece mi è uscita una struttata. Perfetto, bravissimo. Se io andassi, mi provassi a lanciarsi. Quindi... Ma dai, dai, fai dei salti troppo assurdi, su. Ma dai. Una sorta di mortaio con pestello. Sì, mortacci tu, altro che mortaio. Poi non c'è niente. Ma dai, guarda che salti che fa questo qua. Dindolon, dindolon, voglio te. Dai, scalati. Mamma, come sei forte oggi. Procurati del fuoco. Sì, guarda, aspetta. Qual è l'accendino? Eccolo là, il fuoco. Dai, ti fai venire questi spasmi? Boh, non so io. Vediamo se riusciamo ad andare. Però il problema è che mo io salto e... No, è così, bravo. Mortacci tua. Dov'era? Ah sì, passo in giù, intanto squilla il telefono, grazie. Se cade giù è il polo. Ok. No, attaccati! Ok, fammi vedere da quelle parti. C'è qualcosa, sì ragazzi, c'è qualcosa da quelle parti. Ci arrivo là. C'è un altro Buddha. Cazzo di Buddha. Vai Lara! Momenti l'ammazzo. Ma non ti preoccupare Lara, tanto tu non ti fai niente, mi giuro. E dai! È merda sì, merda. Lo faccio andare da sopra. No, vabbè, andiamo. Banzai! Dai con questa apricozza. Mamma mia che saltone. Vai Lara, vai.
Ma c'è qualcosa, andiamo a vedere. Se non muoio prima. No, non c'è niente. Grande. Vai. Oh, compa. Sì, ma che cazzo è? Sì, vabbè. Bear Grylls. Sei tu. Bear Grylls. Lara, mi senti? Reyes, dove siete? Avete trovato Sam? Stiamo ancora cercando. Bene, io proverò a trasmettere un SOS da una vecchia antenna radio. Consigli? Devi trovare il terminale di comunicazione. Cerca un mucchio di vecchi pannelli scassati. Ma non mi scassa la minchia. Ti avviso appena lo trovo. Ehi, ehi, sveglia, c'è un'intrusa! Cattoriamola! No! Come non costringetemi a farlo! E dai col fuoco! Ragazzi, mi ha insegnato la mamma che non si gioca col fuoco! Te sparo in culo, eh! Guarda che te sparo in culo, che l'altro te lo spara al terreno! Mi mortacci due, te posso ne ammazzate! Dai Lara, dai. Allora, qua c'erano delle frecce, eh? Ce le fa prendere? No, perché ero pieno. Ecco, tu hai bisogno del fuoco, e giustamente. Ah, pensavo che non ce l'avevi. Mamma mia, quando ansimi così, guarda, stai facendo altro, secondo me. Materiali 500. Ma va, hai rotto la reliquia. Porca zozza. Ho una brutta sensazione. Pensa tu, c'è una brutta minchia, un accampamento. Oh, così posso modificare, posso modificare il tutto. Allora ragazzi, facciamo questo. Vediamo cosa possiamo fare. No, salto, perché io veramente... Reyes, ti dico che è un guasto meccanico, non elettrico. Ora... Scusate ragazzi, ma non voglio vedermi il canale chiuso per un filmato di merda. Ok, Lara. Nervi sì. Salti. Contano tutti i... Vai tranquilla, punto abilità. Cos'è? Combattimento? Sì, questo. Facciamo combattimento. Tolleranza al dolore. In battaglia resisti meglio ai danni e puoi rivalerti sui tuoi aggressori. Colpo basso, lancia a terra o pietrisco per accecare i nemici e rendere vulnerabili ai tuoi attacchi. Colpi di piccozza, infliggi due colpi di piccozza in una rapida successione. Vai di piccozza! No, è chiuso! Merda! Facciamo lancia a terra, va. Premi V per chinarti e poi Y, perfetto. Attrezzatura. Arco. E... struttura rinforzata. Aumenta la tensione massima e i danni inflitti. Ok. E... ok. No, l'arco. Vediamo l'arco ancora. Corda robusta, aumenta la cadenza di fuota del... di fuota, ma come cazzo leggi? Di fuoco dell'arco, acquista. Perfetto. Stasera si fuota, ragazzi. 450, 200, 250, 300, no, questo cos'è? Perfetto. Allora, se non sbaglio, prima di venire qua, infatti... Qui
No, no. Niente di niente, non mi dispiace, Lara. Ho trovato delle munizioni così grandi. Perfetto ragazzi, anche per oggi finiamo qua il video. Fatemi sapere cosa ne pensate del piccolo video che vi ho lasciato all'inizio prima del gioco, perché è importante sapere il vostro parere. E adesso io registrerò direttamente la sesta parte e ci rivediamo col prossimo appuntamento. Ciao!